Non mi basta mai. Non mi basta mai. Non mi basta mai. Amici, buon pomeriggio, bentornati a Smile. Allora, appuntamento da non perdere, quello a cui stiamo andando incontro, perché? Perché continua il nostro viaggio alla scoperta dei network italiani. E quest'oggi c'è un network che ha molti ascoltatori. Decisamente, diciamo così. Sì, tanti. Infatti siamo andati a curiosare negli studi di Radio DJ e vediamo che cosa abbiamo scoperto. Eccomi qua, sono arrivata al quinto piano, qui c'è la sede di Radio DJ. Allora, citofoniamo, vedi tutti questi meccanismi importantissimi e segretissimi. Ciao Linus, come stai? Posso dare un bacio? Devi. Allora Linus, la maggior curiosità di tutti i fan è quella di sapere come è fatta Radio DJ. Devi spiegarlo tu, perché tra l'altro conosci perfettamente qualunque angolo di questa radio. No, non così bene. Una frequente visitatrice, comunque farò un po' da cicerone. Allora, entriamo qui, ci sono innanzitutto tutti questi poster che insomma rappresentano tutti voi, quindi tutti i tuoi colleghi. Siamo io, mio fratello, e poi i nipotini, Molella, Manuela, Prezioso. Questo è il prestigioso centralino. Scusate se c'è un po' di confusione, ma è abbastanza normale. Voltiamo pagina. Questo dovrebbe essere l'ufficio di Mario Fargetta. Sì, che di ufficio praticamente non ha niente, perché... Mario? Ciao, caro. Ti disturbiamo. No, non mi disturbi mai. Senti, mi aspettavo di trovare un ufficio con tanto di scrivania, penne e cose varie, invece vedo che praticamente il tuo ufficio è composto da tutti questi... Come si chiamano? Cursori, sì. Bottoni... Un po' di tutto. Senti, cosa stai facendo? Sto realizzando la nuova compilation di Albertino, che si chiama Alba Volume 1. Quindi usi tutti questi strumenti, per esempio io posso schiacciare qualcosa? Sono circa 18 canzoni, 9 per lato, e questa compilation è tutta da mixare, tagliare. Ok, adesso magari dopo vediamo come fa esattamente a tagliare, a mixare, eccetera, ma che differenza c'è fra un musicista e invece te? Allora, il musicista sta a suonare, io non so suonare. Questa... Però tu sai usare queste cose, magari il musicista no. No, magari la differenza tra noi DJ e il musicista è che magari noi abbiamo più fantasia nel pensare a un messaggio o come realizzarlo. Per esempio, in questo caso, nella compilation, io mi devo inventare proprio i messaggi. Perché tra un disco e l'altro... Ecco, per esempio, fammi un esempio. Per esempio... io posso avere una base, dove adesso vado a cercarla un attimo. Ok. Praticamente tu usi tutto questo, usi anche la tastiera. E qua. Cioè ragazzi, state guardando qualcosa che non si è mai visto in televisione. Fargetta che sta realizzando una compilation, sta mixando in diretta. Amore insopportabile, come fai? I volumi sono esagerati. Beh, si tratta di mettere a tempo tutti questi campioni, no? In questo caso è la voce di Amos, che ha detto il nome di Albertino, e quindi... Questo è Ramirez. Vino! Albertino! Federica! No! Smile! Voltiamo pagina. E questo, dove stiamo per entrare, è lo studio rosso, cioè la diretta. Ah, beh, dove sei tu fra pochissimo, fra l'altro? Io tra l'altro in questo momento... Con DJ Chiama Italia. Io faccio la guida tra un disco e l'altro, tra una pubblicità e l'altra. Okay. Lui è il mio collaboratore, Daniele Cognac. Ciao! E in questo studio, oltre a DJ Chiama Italia, che cosa viene fatto? Questa è la diretta di Radio DJ. Ah, tutti i programmi live, tranne quelli fatti nello studio verde per questione di comodità, perché è più grande e confortevole, vengono fatti qua. Quindi DJ Time, 144, Baldini, Sera Dedicata, qualunque altro. Questo è lo stanzino da cui noi parliamo, e che è divertente perché la gente immagina sempre delle cose più grandi, no? Esatto.
In realtà la tecnologia ci permette di non avere bisogno di grandi spazi, perché ormai i nastri non servono più, i dischi non servono più, ci sono i mini disc che sono grandi così, i CD che sono grandi così, i DAT che sono grandi così, quindi è tutto molto più raccolto, ma è anche più confortevole. E poi sicuramente è interessante per tutti i fan capire esattamente da dove trasmettono tutti i giochi di Radio DJ, che appunto, come dicevi tu, si immaginano magari qualcosa di diverso, in realtà è questo, è così, allora, tutto insonorizzato. Io stare qui seduto su una poltroncina, premere questo tasto di sinistra, che serve per aprire il microfono, che è questo, okay. E con questo cursore non faccio altro che abbassare il livello della musica in modo che la mia voce possa arrivare in maniera pulita. Ecco, se la abbassiamo adesso ci picchia. Fai tu come se fossi io? Fai tu. Alessandra! Ciao! Federica! Ciao, come stai? Bene, tu? Bene, benissimo, grazie. Poi devo dire che siete anche molto fortunata, Alessandra. No, non fai capire perché oggi stavo fuori da scuola a telefono con una mia amica che sta qui, di saluto. Aspetta un attimo. Come si chiama la tua amica? Daniela. Ciao. Ciao, buongiorno. Allora, vi chiederete, Daniela e Alessandra, come mai c'è Federica Panicucci qui in radio? A parte il fatto che sia una nostra amica, c'è un motivo molto pratico. Sì, ci sono le telecamere di Smile che stanno realizzando un servizio intero su Radio DJ, quindi ci stiamo addentrando nei meandri della radio e finalmente in televisione vedrete com'è fatta Radio DJ. Penso che sia una cosa abbastanza nuova e, insomma, sicuramente interessante, perché... Sentivo in sottofondo le voci di Alessandra e Daniela che si parlavano e si dicevano... Lo dico in maniera più urbana perché siamo anche in televisione. Che fortuna! Sì, è vero! In realtà avete usato un'altra espressione o sbaglio? Voltiamo pagina. Il sondaggio di oggi è tutto imperniato su sta domanda. Se ti dessero il biglietto della lotteria, primo premio, 7 miliardi, saresti disposta a rinunciare per un anno al sesso? Cioè, voto di castità per un anno? È imbarazzante, però, ma guarda, l'opinione. Dunque, io sì. voi? Io sicuramente. Io no. Voi sì. Tu no? Io no. Tu non ce la faresti mai? Mai. Tanto è un anno, dico. Ma poi infatti... dopo. Ma lui da quando si è sposato ha chiuso intanto... la bottega, no? Io però, sai qual è il problema? Sì. Chi è? Scusa. Chi è? Pronto? Chi è? Chi parla? Prendo Salottino! Voltiamo pagina. DJ Cam Italia è una specie di giornale, una specie di quotidiano radiofonico, con rubriche magari piccanti, tipo quella con la Panicucci, e lo spazio invece per i Maranza, cioè quello... Piccanti. Quello per, insomma, l'uomo della strada che vuole sapere dello sport. E abbiamo scelto quindi l'uomo della strada per eccellenza. Era in mezzo alla strada e ci siamo detti, perché non ospitarlo noi? Voltiamo pagina. Effetti speciali. Cuffia speciale. Andiamo. Originale, ultimamente. You gotta lick it before you kick it. Sto cambiando la cuffia perché io uso una cuffia particolare, uso una cuffia che è diversa da quelle che usano gli altri, proprio perché DJ Time è un programma che va ascoltato con dei volumi un po' diversi, allora uso una cuffia da sordo muto. Questo è, non l'ho mai detto a nessuno, però è uno degli effetti speciali del programma. Come vedete è una cosa... È una... Ok, capo. DJ Time, the program. Come fanno quelli veri? Avete mai visto uno vero fare le prove in uno spettacolo importante? Dice sempre check, one, two, one, two. E poi c'è sempre uno che dice, ma che cavolo vuol dire check, one, two, one, two? E c'è quello vicino che glielo spiega. Vabbè, è una cosa internazionale. E anche noi, come quelli veri, facciamo la prova del microfono prima di partire con DJ Time. One, two, one, two, check, mic, check, one, two, one, two. One, two, mic, check, one, two, one, two. Siamo pronti! Sigla! Ciao a tutti! Insomma,
insomma, ecco, il viaggio all'interno di Radio DJ, devo dire, è stato molto emozionante, ma dovete sapere che il DBM, il Dipartimento Bella Musica, ha posto il veto, ci ha impedito di mostrare in tutto e per tutto come viene realizzato il DJ Time di Albertino. Allora, vi lancio un messaggio, amici a casa, se volete conoscere esattamente come funziona il DJ Time insieme a Albertino e Fargetta, sapete cosa dovete fare? Dovete scrivere a questo indirizzo, Italia 1, redazione Smile, Viale Europa 44, 20093, Cologno Monzese, Milano, e noi sicuramente faremo il possibile per realizzare uno speciale interamente dedicato a questo. Ecco, avrete un po' di tempo perché per una settimana così questo Radioattività si riposa, perché settimana prossima avremo i Simple Minds che l'hanno intervistato in collaborazione con Network 105. Esatto, io voglio dire rapidissimamente una cosa, l'appuntamento è rinnovato a domani, avremo una puntata tutta speciale dedicata al backstage del Fiorello Show che vedrete domenica sera alle 20.30 su Canale 5, non perdetelo. Bene, allora vi aspettiamo domani con lo speciale dedicato a Fiorello. Non mancate. Ciao.